Il finale sia sempre uguale. Se qualsiasi scelta fai, fa cagare. E il problema di giochi a scelta rapida, scelta multipla, è che quando fai una scelta è indifferente quale scelta fai, perché tanto alla fine i finali sono sempre due, tre al massimo, no? Quindi cambia veramente poco e niente. Ma è figa la nuova skin della piaga? È molto figa, sì, è vero. Però non ce l'ho. Non c'è nessuno lì. Vorrei di nuovo subito il personaggino, ma... Ok, qui c'è qualcuno. Signorina, venga qui, la prego. Devo aspettare per la guardia, per forza. Oh. Oppure no, perché sbaglia lei, perfetto. Qui non ha molto senso giocare il Jailor, secondo me, perché è debole come inseguitore. Quindi non ha senso. Però posso fare una cosa, invece. Posso mettere il Jailor qua. Non c'è nessuno lì, what the fuck. Non devo farlo. Ok, ancora qui questo. Beh, il Chase l'hai preso. Beh, come non detto, il genere è fortissimo, scherzavo. Tutte le due parti usano sempre perk, quindi è inutile puntare il dito. Sì, però i perk, secondo me, dei Surf sono un po' più forti di quelli dei killer in meta. Potrebbe essere qua. Ma dove sono tutti, cazzo? Qui sopra erano maledetti. Era l'ossessione, sfortunatamente, per la mia unica stack che ho. L'ho mancata, peccato. Potrebbe anche prendersela quella nel chase, dipende dove sta a fare il loop. Se sta la jungle gym, mai verrà presa in realtà. Ok, aspettiamo di vedere dove va a destra, sì, destra, perfetto, lo blocchiamo di qua. Facciamo regredire questo generatore qua, con la guardia. Non gli piaceva la scena, no, non è una questione che non mi piace scena, è una questione che se la mia scelta è, è indifferente, se tanto il finale è uguale, non mi cambia niente a scegliere. Uno deve essere decorrente, non di parte, ma è... Lo stai dicendo da una persona che non è coerente, ma di parte, Ale. Il problema è questo. Sono incastrato. Ah, mai lo prenderò qua. Andato di qua, non me lo aspettavo. No, però lo prendiamo a mano noi, invece. No, Arle, dai, ti prego. Vai, signor assassino. Corra lei. Cioè, speravo facesse il volt per qualche strana ragione. Dai, mi sono incastrato, che odio. Ok, l'aggro l'ha preso comunque. Importante è quello. Beh, non vuol dire che comunque magari non ti piace vedere il mio gameplay. Non c'è qualcuno lì. In teoria lo aggro perché è caduto. Sì, nice. Questo sicuramente lo hitto. Perfetto, lo sapevo che facevo un errore. Mi doveva correre addosso a questo punto.
Che mi piace scherzare ma rimane un gioco. Non trovo il senso di star difendendo una cosa in un gioco. Vabbè, però c'è il basement. Fuck. Spero di non scourge onestamente anche. No. C'ho un trigon dall'altra parte. Dovrei forse difendere un po' più quello. Totem me ne hanno distrutto qualcuno, no? Ok, buon hit. Facciamoci questo qui. Anche se speravo di riuscire a, a perdere un po' meno tempo nel chase. Sto cercando di sfruttare anche questo fatto dello speed che mi dà per cercare di fare nice dead hard, per fare più cose insieme. Non me l'aspettavo. Lui si è incastrata, peccato per lei. E alla faccia di Snake che ancora non aveva capito un cazzo del perché arrivasse gente inglese in chat. Come va col cavaliere? In realtà molto bene sta andando. A dir poco molto bene direi. Si è ripresa subito dalla caduta. Ok, mi ha installato il pallet. Ciao, mi sa balance landing. Può essere. Oh, mi hanno rotto il primo totem finalmente. Oh, mi hanno rotto il secondo totem finalmente. Finalmente posso attivare pentimento. Cazzarola. Ce n'è voluto di tempo, ragazzuoli, eh. Ne abbiamo anche ammazzato uno, guarda. Light, che palle, stavo per quelli che giocano light. L'assassino sicuramente non ci arriva. Quindi, anche se volevo andare accenderlo, non posso. Mi hanno distrutto instant, maledetti. Sicuramente dovrei, esatto, aggrarlo. Dovrei raggiungerlo senza troppi problemi. Sì. Probabilmente mi romperanno il pentimento adesso perché mi hanno visto entrambi dove metterlo, dove l'ho messo. Però comunque sto prendendo tempo. Il fatto che rompono il pentimento non me va bene. Ho caricato Final Fantasy XV. Ciao Natina. Si sente il buff? Si sente di brutto il buff, secondo me. Si sente veramente bene. Cioè, più che altro mi sento di poter usare l'abilità durante i chase, che è la cosa secondo me fondamentale. La possibilità di usare l'abilità durante i chase, secondo me è una delle cose più fondamentali che gli hanno messo. Perché prima non si riusciva perché era ti rallentava troppo, adesso invece no. Un abominio come boss, rip. Facciamo il pallet. Questo è il second stage. Però non stanno facendo neanche un gen. Ok, hanno rotto ora il totem. Eccola qua. Non dovrebbe... no, si c'è la fabbrica light. Però abbiamo preso la... ha preso l'agro anche se... ciao! Da un chilometro di distanza. Cioè non ci arriverà mai il gelo. Magari potrebbero fare che più... Si muove più velocemente nel patrollare anche. Che buff ha avuto? Allora...
in parole povere, quando sei in evocazione, quindi quando stai evocando questo, la palla che una volta si vedeva, più la stai muovendo e meno si vede. Cioè, più diventa sempre più invisibile, fino a diventare completamente invisibile per il survivor, tipo a 10 metri di movimento. Adesso non mi ricordo esattamente quanti metri di movimento diventa invisibile, però dopo un po' diventa invisibile. Oltretutto, dopo in base a quanti metri fai andare la palla, quando torni in forma, diciamo, quando torni come cavaliere, gli evocano. Quando torni in forma in cavaliere, ti dà lo speed, ti dà il bonus di velocità in base a quanto è andata lontano. Punto creativo Phasmo, Mick. Stavo dicendo, appunto, ti dà anche velocità per secondi in base a quanto è lunga la sfera verde che hai evocato. In più, ma dove sono? Allora, mi mancano dei totem, perché ne hanno fatti due. Mi sa che li hanno bunnati gli altri, sti stronzi, invece di rompere. Sta cosa che si possono bunnare i totem, il totem, quelli corrotti, è uno scam, perché non te li rompe. In più, comunque, appunto, oltre la velocità che va la palla, la velocità che riprendi dopo che esci, in base alla distanza che tu crei, la guardia, quando vede un survivor, ci mette meno tempo ad arrivare sul posto per inseguirla. Quindi parte prima l'inseguimento della caccia, della guardia. In base a quanta è la distanza, tutto questo sulla distanza. Quindi hanno potenziato le guardie di un bordello, praticamente. What? Che cazzo ha colpito? Il muro? Fuck me. Non ci sono arrivato lì. Vabbè, ormai il game è vinto, sono molto chill adesso, sto semplicemente aspettando di riuscire ad arrivarci. Tanto mancano due persone, entrambi hanno un solo hook. Qui tira giù il good pallet, lo distruggo instant. Misplay. Ho capito che non si è voluto fare tare mai. Non c'era l'altra. Non so proprio fare il flash save così. Ho visto anche l'altro, però. Che so dove cazzo è andata. Sicuramente si è allontanata a 200 all'ora. Mica come Snake fa caso. Vabbè, sempre a flammarmi. Ma infatti mi sembra di sentire la botola. Ma sì, dai, chiudiamo. Le porte dove sono? Una di qua e, probabilmente, guarda, sarà già quella porta a cercare ad aprirla. Si è messo lì a camperare sicuro al 100%. No? Rispondi merda comunque. Sì, è lì comunque, visto. È qua, è proprio in questo punto qua. Vabbè, GG. Avevo gli eroi a caso. Avevo gli eroi che mi hanno dato all'inizio. Non è che lo decido io gli eroi che mi danno. Comunque ho fatto tipo 3 run, Fede. Cioè, non è che. Non l'ho preso per poco. E qua dovrei prenderlo. Non so se non mi ricordo se è The Dark. No, questa Light, The Dark Ball, mi ricordo. No, volevo girarmi. Quando ho visto che ha fatto il The Dark, volevo girarmi a 180 gradi dietro di me, ma non ci sono riuscito.
Ma non assorbisci più col potere? In che senso? Se tiri giù il pallet. Prima non dovevi mai stordirla, era un bug. Oddio, Ez, mica tanto, ci ha messo un po'. Era un bug per fare darle quello. Anche perché se te ne sei mai reso conto, dopo che lo stordivi, si teletrasportava al posto della palla, perché lui vedeva come se il Knight fosse la palla in sé. Invece anche la guardia. No, beh, sì, no, ma infatti. Ma comunque è andata bene, non mi lamento. Di certo non era Ez. Però. Double pip presa. Comunque avevano due light, due retard. Tre medkit.